Ci troviamo qui al Circo Tennis Foligno per le finali della 34esima edizione del Master dell'Umbria Tennis. È in corso l'ultima finale, quella tecnicamente più importante, dedicata alla seconda categoria maschile. Marco Nofri del Circo Tennis Foligno contro Mattia Mannocci del Tennis San Gimignano. Ma adesso di questo ne parleremo dopo. Intanto con il primo ospite, e il primo ospite che intervistiamo, ma anche il primo dello sport umbro, dello sport istituzionale umbro, che è Domenico Ignozza, presidente del CONI regionale. Allora Domenico, un bel pubblico, belle finali, bella giornata, insomma, questo Master, questo circuito, 34 edizioni consecutive, beh, un po' una bella storia. Già in sede di presentazione avevamo pensato che i numeri potessero essere eccezionali. Questa sera una finale meravigliosa, un livello tecnico sicuramente molto molto buono, due atleti che si equivalgono, tanto pubblico, e questo significa che c'è tanta passione. Il circuito che ha visto realmente la partecipazione di tanti circoli di tennis, e soprattutto mi parlavano di numeri veramente importanti per quanto riguarda anche gli atleti, circa 1600 atleti che si sono sfidati nei vari circoli tennis, sui vari campi. Credo che veramente un'edizione da poter ricordare, non solo per i numeri, per i grandi numeri che ha avuto, ma anche per il livello tecnico a cui stiamo assistendo. Esatto, 1600 atleti per quasi 2500 iscrizioni, visto che i tornei sono stati 26 le tappe, 15 di quarta categoria, e per la prima volta 11 open, cioè 11 tornei dove si arriva fino alle iscrizioni di seconda categoria, tutti con montepremi, compresa la quarta categoria. Credo che questo anche sia da fare un plauso alla Federtennis dell'Umbria e anche a quella nazionale, ovviamente. Sicuramente sì, credo che veramente uno sforzo organizzativo unico. Uno sforzo organizzativo che però ha dato grandi risultati. Il tennis credo che sta vivendo in Umbria un momento veramente particolare e importantissimo per quanto riguarda i numeri, per quanto riguarda i risultati, per quanto riguarda soprattutto poi i risultati a livello giovanile. Credo che siano le manifestazioni che servono per promuoverlo ancora di più. Va bene così, credo che la federazione stia facendo dei grandi sforzi, il merito va sicuramente all'amico Carraresi e a tutto il suo staff, va ai presidenti dei circoli che riescono ad organizzare ancora queste attività, va sicuramente agli atleti che stanno crescendo anche a livello tecnico. Ecco, poi per completare il circuito, dopo tanti anni è tornato per la prima volta il tennis femminile, che nella nostra regione, diciamo, ha un po' di difficoltà, non tanto a livello di bambine che vanno a scuola tennis, ma poi nel concretizzarsi, nel crescere. Però comunque 9 tornei di terza categoria limitata a 3-3, poi alla fine il doppio anche di terza categoria limitato a 3-4. Insomma, ha abbracciato un po' tutti i tennisti dell'Umbria, e credo che questo sia lo specchio della federazione. Ah, è lo specchio, lo dicevo prima, di una federazione che ha messo in atto una grande attività promozionale, una grande attività agonismo. Credo che sia lo specchio di una federazione che si è impegnata affinché il tennis potesse crescere in Umbria. Sta crescendo nei numeri, sta crescendo nei risultati dei giovani che sono il nostro futuro. E questo credo che sia la cosa più importante. E quindi il CONI ovviamente segue sempre con attenzione queste cose. E non si può far a meno. Il CONI deve essere presente dove si fa sport, deve essere presente dove lo sport viene praticato. Il CONI deve essere presente dove c'è promozione delle attività giovanili, e il tennis sta facendo tutto questo. Fabio Garzi è il presidente del circuito da 4 anni dell'Umbria Tennis, succeduta a Roberto Migliani, che lo è stato per 30 anni. Sono però stati 4 anni, Fabio, ancora all'insegna dei record di iscrizioni, del cambiamento ancora in avanti, visto il femminile, vista il doppio maschile che è stato allargato fino alla terza, sia pur limitata a 3-4, e soprattutto questa è stata una stagione straordinaria, perché 11 tornei open, più questo del Master, quindi 12 tornei open, credo che il salto di qualità è stato fatto, anche se sembrava
fine magari l'anno precedente, che già era tanto quello che si faceva. Sì, tutti gli anni cerchiamo di mettere un qualcosa di più e quest'anno devo dire che è stato un anno molto importante, perché questo cambiamento della formula del doppio ha riscosso grandi consensi, abbiamo avuto dei tabelloni molto partecipati e anche il livello è stato molto buono. E poi, come dicevi tu e come ricordavi prima, i tornei open che sono addirittura raddoppiati quest'anno, i circoli hanno deciso di innalzare un po' la qualità dei loro tornei e organizzando questi tornei open. La partecipazione anche qui è stata buonissima, nonostante il fatto che chiaramente qui assistiamo sempre a un proliferare di tornei, di organizzazione di tornei da tutte le parti, e questo è molto buono per il nostro sport. Quindi io sono molto soddisfatto di quest'anno, sono molto soddisfatto di questo master che si svolge in questi giorni qui a Foligno. Circolo qui ha organizzato tutto in maniera ineccepibile con il nostro supporto, e quindi ecco, qui dietro ci abbiamo la finale più importante, che è quella di seconda categoria, che sta al terzo set, una finale lottatissima con moltissimo pubblico, quindi non potevamo chiedere di meglio. Ecco, io direi, appunto hai accennato al moltissimo pubblico, e questo bisogna fare un plauso al Circolo Tennis Foligno, al suo presidente, a Antonio Fringuelli, e qui a Luca Burfani, il presidente, perché Foligno ha confermato la sua tradizione appunto in una manifestazione che è la manifestazione pilota della stagione per quanto riguarda il tennis umbro, no? Sì, il CT Foligno io sapevo che sarebbe stata una conferma e una sicurezza. Il presidente, ma tutto lo staff qui del CT Foligno si sono prodigati per organizzare questi 4 giorni in maniera perfetta, direi, e questa presenza di pubblico per noi è veramente importante, perché dimostra quanto è stato fatto di buono e dimostra che anche il livello di Umbria Tennis si sta sempre innalzando. E c'è anche oggi la partecipazione alla finale Open di un giocatore di Foligno, quindi questo sicuramente ha dato una mano, però mi sembra che tutto vada bene e questo sia dimostrato anche da quello che ho avuto come riscontro dai giocatori questi giorni. Tutti hanno ringraziato molto per il livello di organizzazione del Master, e nel nostro piccolo insomma siamo soddisfatti e cerchiamo sempre di accontentare un po' tutte le esigenze dei giocatori. E poi adesso un applauso bisogna fare anche alle ragazze: è tornato finalmente il femminile dopo anni di assenza, 9 tornei, una buona partecipazione se la consideriamo come il femminile in Umbria. I numeri dei tornei non sono purtroppo alti, anche se bisogna precisare che nelle scuole tennis le ragazzine, le bambine sono tante, e evidentemente qui c'è qualcosa forse da studiare, ma questa sarà più materia ovviamente della federazione, però l'Umbria Tennis anche qui ha dato il suo contributo. Sì, guarda, io ti dico che a livello di numeri, a livello giovanile, forse il femminile è un pochino più avanti addirittura rispetto al maschile. Le ragazzine umbre si stanno facendo valere moltissimo a livello sia nazionale che internazionale. E è chiaro che il movimento tennistico femminile ha sofferto negli anni scorsi, e quindi noi nel nostro piccolo Umbria Tennis ha voluto dare anche qui un contributo per far sì che ci possano essere delle occasioni di gioco anche per le ragazze. Ragazze e non ragazze, anche per le più adulte, diciamo. Quindi sì, come dicevi, la partecipazione è stata molto buona. Questo è il secondo anno che abbiamo sperimentato questa categoria nuova della terza femminile, e siamo anche qui molto soddisfatti. Vediamo se anche come ogni anno c'è da apportare qualche modifica. Il prossimo anno sarà fra l'altro un anno importantissimo, perché è la 35esima edizione di questo circuito, e quindi sarebbe mia intenzione di
di portare qualche nuova idea per consentire a questo circuito di mantenere il prestigio che ha sempre riscosso in questi anni. Difatti, allora mi ha anticipato la domanda, perché cala il sipario sulla 34esima edizione e si apre quello sulla 35esima. Allora hai detto che apporterai qualche ulteriore modifica, possiamo dire almeno una, un pezzo, qualcosa. Guarda, non ti do grosse anticipazioni, perché è mia consuetudine, abitudine anche sentire un po' tutte le voci dei circoli. Io sono molto abituato a sentire i consigli degli altri, visto che ormai il livello di organizzazione nei vari circoli umbri è un livello altissimo, tutti sono bravissimi nell'organizzare le proprie tappe. Io in passato ho visto proprio che da loro ho ricevuto i consigli migliori per modificare anche i regolamenti, per migliorare le cose. Quindi vediamo, faremo sicuramente un summit a fine anno e un'assemblea poi intorno a gennaio-febbraio per decidere quali saranno le modifiche da apportare. Azienda Agricola Pioppi, benvenuti nella natura. Dal produttore al consumatore, i migliori carni ovini e suine, bovine e avicole, tutto a chilometri zero. Per la vendita diretta il negozio è aperto dal mercoledì al sabato dalle ore 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.30. Azienda Agricola Pioppi è in via Arturo Graffe 35, svincolo Mantignana. Telefono 075 6978 756. www.aziendaagricolapioppi.it. Contribuire al successo targato Made in Italy. Attingere dal nostro saper fare artigiano è la nostra prerogativa principale. Dar spazio alla qualità e alla creatività che caratterizzano le nostre collezioni è il nostro modo di intendere e concepire la moda. Badiali realizza capi in cashmere prendendo ispirazione dalla nostra Umbria, fatta di bellezze autentiche e mozzafiato. Una regione ricca di tempo e di storia, dove si possono ancora respirare, coltivare e trasferire nel lavoro quei valori profondi dell'impresa familiare che poi si traducono nella cura artigianale di un prodotto di alta qualità. Questo è il nostro modo di essere, questi i valori del nostro brand. Vieni a visitare la nostra collezione direttamente in fabbrica. Badiali lo trovi in via Fiamenga 4547, Foligno, Perugia. Telefono 07 42 20 643. Il forno di Pioppi, a Mantignana dal 1966. Il forno di Pioppi sforna ogni varietà di pane realizzato con farina macinata in pietra e lievito madre rinfrescato giornalmente. Al forno di Pioppi ampia scelta di pizze anche da asporto. Pasticceria sia dolce che salata, dal torcolo di San Costanzo alla piccola pasticceria, fino ad arrivare alla nostra famosa torta di Pasqua. Al forno di Pioppi troverai tutti i prodotti della tradizione umbra realizzati con la massima cura artigianale. Il forno di Pioppi, la forza della tradizione. Rosso Pomodoro, la migliore tradizione campana e italiana a tavola. Un luogo ideale per ogni occasione. Spazio bambini con gonfiabile ed animazione per i tuoi compleanni. I nostri menù stagionali, i prodotti slow food, il pesce fresco a pranzo e a cena e la vera pizza napoletana, anche senza glutine, sono i nostri punti di forza. Rosso Pomodoro, garanzia della qualità al miglior prezzo. Presso il centro commerciale Collestrada. Siamo aperti tutti i giorni fino alle 24. Pasticceria Etrusca, da 40 anni al servizio dei nostri clienti. Tutto di nostra produzione. Bar, gelateria, tavola calda, pranzi veloci. Aperto tutti i giorni, festività comprese, dalle 5 del mattino alle 22. Pasticceria Etrusca, se ci assaggi, non ci lasci più. Ci trovi a Perugia in via Cortonese 1F, di fronte alla sede della Regione Umbria al Broletto. Pasticceria Etrusca, da 40 anni al servizio dei nostri clienti. Alla Tavola Rotonda, un ambiente familiare e un servizio accurato rendono il ristorante il luogo ideale dove poter gustare piatti tipici della tradizione umbra e il gusto della pizza. Offre inoltre, nelle sue ampie sale, servizio completo per cerimonie e banchetti. L'hotel è ideale per gruppi, famiglie e coppie. Parcheggio privato, ampio giardino. La Tavola Rotonda, a Santa Maria degli Angeli, dove relax e buona cucina sono gli ingredienti giusti per iniziare un viaggio alla scoperta delle bellezze dell'Umbria.
Seguendo il sentiero che dalla Basilica di Assisi si inoltra nel Bosco di San Francesco, incontriamo l'Osteria del Mulino, dove i sapori della tradizione umbra si fondono con la bellezza della natura. Prodotti freschi e fragranti a chilometro zero. Sapori decisi e seducenti. Piatti semplici, ideali per assaporare gustose specialità. All'Osteria del Mulino, l'alchimia finale è garantita sorseggiando un buon calice di vino, immersi in un luogo incantato. Marina è sempre brillante, in forma, sorridente. Il suo segreto? Beh, il suo segreto lo sanno tutti. È il Bar Pippo. Fai partire bene la tua giornata. Vieni a fare la tua colazione al Bar Pippo. Brioche, caffè, cappuccino, spremuta. Al Bar Pippo ci puoi venire quando vuoi, anche per un pasto veloce e un buon aperitivo. Oppure per ricaricare il tuo telefono o per tentare la fortuna con Lotto e Super Enalotto. Bar Pippo, via Pietro Soriano, zona Sant'Andrea delle Fratte, Perugia. Bar Pippo, sempre gli stessi, dal 1964. Allora, dicevamo, siamo al Master della 34ª edizione di Umbria Tennis Grand Prix Badiali Kashmir. Qui c'è Leonardo Mazzocchio, che rappresenta appunto questa azienda, l'ha costruita, la sta portando avanti, azienda che sta sempre aumentando il suo prestigio, e è un tennista anche di buon livello. Ancora sei 3-1, sei passato ancora 3-1, quindi nonostante ovviamente gli impegni che non gli mancano. Allora, Leonardo, volevo fare un assunto, no? Siamo 26 tappe, tanti iscritti, hanno quasi raggiunto i 2500 iscritti, 1600 giocatori che hanno partecipato a questo circuito. Grande successo qui al Circo Tennis Foligno, che è un po' anche il tuo circolo, grande pubblico, grande risultato, davvero. Spesso, no, si rischia di scendere nelle battute che si ripetono in certe occasioni. No, qui abbiamo un grande pubblico, una grande finale di seconda, e quindi il termine migliore per questa stagione. Assolutamente sì, sono stati 4 giorni meravigliosi. Io, appunto, per partecipare a quasi ad ogni incontro mi sono preso una settimana di ferie, nonostante i tanti impegni che nel mio lavoro a settembre ci portano alle cosiddette consegne ai clienti. 4 giorni meravigliosi, tantissimo pubblico, e che potete anche vedere alle mie spalle, perché credo che è vero che il finalista è un nostro ragazzo, sì. Dopo tanti anni, sta giocando anche un'ottima partita. È vero che Foligno in questi casi risponde sempre con un grande pubblico. In tutti questi eventi abbiamo avuto 2 settimane fa l'Open, anche lì grande afflusso di pubblico, e stasera saranno circa 200 persone a tifare per il nostro Onofri. E una bella partita, sono momentaneamente in diretta, sono 2-1 al terzo e la stiamo seguendo con grande emozione. Certo, con grande emozione. Allora, ti chiediamo soltanto un'altra cosa, ma è la cosa che ti chiedono anche gli organizzatori del circuito: Badiali Kashmir anche nel 2020. Ci stiamo lavorando. Cioè, 2000, sì, giustamente, 2020. Ci stiamo già lavorando e spero di poter sposare anche il prossimo anno questa importante causa. È un evento che personalmente mi emoziona, mi affascina, forse perché lo sento in prima persona, essendo comunque ancora un giocatore di discreto livello. Sicuramente stiamo già gettando le basi per l'anno prossimo. Ci stiamo lavorando e speriamo di poter portare il nostro nome anche nell'edizione 2020. E un'altra richiesta, questa proprio direttamente Sport e Incontri, speriamo di avere Badiali Kashmir anche per Sport e Incontri. Sì, anche lì è stata una bellissima esperienza. La nostra azienda lavora molto per il sociale, soprattutto sullo sport, e metteremo a budget ad anno nuovo anche questa sponsorizzazione. Maurizio Mencaroni, vicepresidente della Federtennis dell'Umbria, è addetto alla propaganda di questo sport. Lui anche l'Umbria Tennis l'ha giocata da ragazzo, nella preistoria dice.
comunque l'Umbria Tennis la prima edizione del 1986, quindi ci siamo e adesso anche lui credo che il campo lo bazzica più poco, però Maurizio adesso al di là di questo fa piacere vedere un'organizzazione di una manifestazione che per 34 anni, partendo anche per step, però è andata sempre avanti, ha tenuto sempre vivo il tennis in questa regione. Bisogna dirlo, insomma, l'Umbria Tennis è la guida, no? Assolutamente. Il campo lo bazzico poco, da dentro, da fuori moltissimo, perché tutti i weekend... Intendevo da dentro. Esatto, che se parli con mia moglie te lo dice. E quindi da fuori c'è un'attività molto intensa, perché ci piace essere presenti un po' dovunque, dove diciamo il tennis viene giocato tutte le settimane. L'Umbria Tennis è, diciamo, è un circuito che è il fiore all'occhiello nostro, è il circuito uno dei più longevi, se non il più longevo d'Italia, con i suoi 34 anni. E l'organizzazione, come vedi, ogni anno è diversa, si affina, ma quello che accomuna ogni edizione è la grandissima passione, quella che ha accomunato per tanti anni il presidente Migliani finché l'ha gestita lui, e quella che anima noi, diciamo, da dirigenti dilettanti, a fare questa, a tenere ancora vivo questa manifestazione, e i numeri ci danno, francamente ci danno ragione. Ci piace, ci è piaciuto cambiare ogni anno la sede del Master. Quest'anno siamo qui al CT Foligno con un'organizzazione perfetta. Non avevamo dubbi, perché il CT Foligno è un circolo storico, un circolo che è abituato a organizzare manifestazioni importanti, internazionali, regionali, quindi diciamo è uno dei pilastri, insomma, dei circoli della nostra regione, e siamo ben lieti di essere presenti qua con il Master. Certo, quindi a questo punto è scontata chiaramente la 35esima edizione, e ci diceva prima il presidente Fabio Garzi, dove si sta già pensando a qualcosa di aggiuntivo, perché qui sì, qualcosa di nuovo, ma di aggiuntivo, perché non si è mai tornato indietro. Questa è la forza assolutamente, perché si sono inserite una piccola variazione sul doppio, sulle classifiche di limitazione per le coppie di doppio. Dall'anno scorso si è ritornati al femminile, seppur limitata una certa classifica, e le novità cerchiamo sempre di inserirle, sempre consapevoli che la base la possa fare la quarta categoria, che è un po' lo zoccolo duro della manifestazione, però con una attenzione molto alta alla qualità. E quest'anno, con i numerosissimi tornei open che sono stati disputati, la qualità è stata assolutamente molto alta. Allora, era, se non erro, il 1986, credo a fine inverno, tra autunno e inverno, questo signore insieme a altre 3 o 4 persone hanno deciso di dar vita a questo circuito dell'Umbria Tennis. Allora mi pare che c'era il Tretti di Santa Maria degli Angeli, Spoleto, Amelia e Acquasparta, credo, e Santa Maria degli Angeli appunto, e Gubbio. Quindi 5, sì. Abbiamo iniziato con 5 circoli, adesso sono superati 20 circoli, lo sapete tutti, quest'anno. Questo signore Roberto Migliani, che per 30 anni ha tenuto alto con grande tenacia e passione, questo bisogna dirlo, questa manifestazione. E poi Roberto ha lasciato in eredità una cosa preziosa, non te l'hanno sciupata, anzi sono andati molto bene, Roberto, no? Sono bravissimi, sono stato contento della scelta fatta, non poteva... Fabio Garzi è una persona squisita, è proprio la persona giusta al posto giusto. Sono contento, anche perché poi ci sentiamo spessissimo con lui, e l'unica cosa che le auguro che io ho fatto è che deve fare ancora 26 anni per arrivare a me. E certo. Ma 26 anni, tra 26 anni saremo ancora qui, non so se al Circo degli Sfogni o da qualche altra parte. Io è difficile, però insomma. Non bisogna mai disperare, non bisogna mai disperare. Allora, Roberto, un'edizione che ha visto, come al solito, ecco, la bella novità è che stanno un po' aumentando i tornei open, montepremi non altissimi, però i giocatori a qualche torneo addirittura ha presentato anche qualche 2-1, qualche 2-2, mediamente tanti 2-4, quindi il livello buono. C'è fame di tennis, ma non solo in seconda, a tutte le categorie. Poi il femminile, che hanno introdotto, sono stati bravi. Quando l'ho lasciato io si era un po' ammosciato, diciamo. Però va bene, sono soddisfatto. Ecco, tu che suggerimento daresti per il futuro, se dovessi dire qualcosa? Tanto tu sei presidente onorario, quindi sei resti dentro l'organizzazione, poi si vede che, insomma, ti piace partecipare, insomma.
Beh, io se posso, adesso non avendoci più l'impegno pressante, vado così per divertimento, però, al master però sono presente tutti i giorni e ripeto, mi piace, se gli serve una mano dargliela, un consiglio, qualsiasi cosa, sì. Me lo posso permettere di dargli dei consigli, sì. Però ripeto, vanno bene, è un bel gruppo e sono contento. Ecco, adesso si sta un po' emozionando perché no, io lo so, vabbè. Roberto la sente questa cosa. È una mia creatura, hai detto prima nell'86 che abbiamo fatto lo statuto all'Hotel Park dei Cappuccini, quando allora era, non come adesso, però insomma, no, sono bei ricordi, indubbiamente, ripeto, va bene così. Puoi esserci a fare i ricordi, a ricordare, è la cosa più importante. Certo, l'importante è quello. Luca Brufani, presidente del Circo Tennis Foligno. Questo fiore all'occhiello, no, di una stagione a livello organizzativo del vostro circolo, che parte come al solito verso la fine di maggio, primi di giugno, con il Tennis Europe Tour Under 16 maschile e femminile, e quest'anno avrete voluto concludere con questo master, con questa tanta gente, con questa tanta bella organizzazione, un po' ventilata ma va bene, sono stati 4 giorni, però il tempo ci ha assistito. Anzi, tornato il caldo, è tipicamente estivo, ma insomma è andato tutto come era previsto. Sì, devo dire che il nostro circolo ha offerto il suo più grande splendore per questo torneo, che costituisce il risultato finale di un'ottima stagione interpretata dai giocatori che si sono distinti nell'intero circuito dell'Umbria Tennis. Quindi con grande piacere e generosità che abbiamo accolto l'invito del presidente dell'Umbria Tennis Fabio Garzi ad ospitare questi bravissimi tennisti. Ancora stanno disputando la finale con un'incredibile partita, quindi da parte nostra c'è veramente un grande orgoglio e un grande piacere nell'aver concorso a organizzare questo torneo insieme alla federazione e quindi anche all'Umbria Tennis. Vi potreste anche candidare già per il prossimo anno? Sicuramente, anche perché c'è da dire che la partecipazione che si è rappresentata all'interno del circolo è veramente stata eccellente, dal socio amatoriale all'appassionato dello sport, insomma veramente hanno partecipato tutti con grande entusiasmo sin dai primi turni che alla finale. Come logistica è un circolo che è situato nel cuore della città e questo è un sinonimo di grande partecipazione. Quindi magari anche per il prossimo anno noi ci andiamo a candidare per organizzare questo torneo. Roberto Carraresi, presidente della Federtennis. I numeri li abbiamo già snocciolati, li ripetiamo, quasi 2500 iscrizioni, 1600 giocatori, è tornato il femminile, 11 tornei open e questo grande master. Sì, il nostro fiore all'occhiello, il circuito Umbria Tennis da 34 anni, è veramente la nostra manifestazione più importante organizzata come comitato regionale, quindi con gli amici dell'Umbria Tennis, per cui siamo molto contenti anche di questa edizione che si sta concludendo nel migliore dei modi presso il bel impianto del Circolo Tennis Foligno. Ritaglia. No, va bene. Non ritaglia me. Che bello. Sto pensando. Vabbè, la domanda tua va bene, riparto io. Riparto lui. Sì, una grande edizione anche questa, la 34esima, un master che praticamente rappresenta tutto quello che la nostra regione sa esprimere a tutti i livelli, quindi come comitato regionale siamo veramente contenti e soddisfatti, ringraziamo gli amici dell'Umbria Tennis, gli amici del Circolo Tennis Foligno che hanno messo in piedi un'organizzazione brillante come sempre e questo veramente ci fa veramente piacere. Ecco, dicevamo con Fabio Garzi che già si sta studiando qualcosa per il prossimo anno, anche se non ce l'ha svelato, e a questo punto è un continuo aggiungere, no? Assolutamente sì, è stata una caratteristica dell'Umbria Tennis che ogni anno con delle novità ha rappresentato però un interesse verso tutti i giocatori, le giocatrici della nostra regione e ovviamente sarà così anche per la 35esima edizione, comunque godiamoci questo fine 34esima veramente con dei numeri che hai detto te all'inizio molto importanti che per il nostro movimento sono veramente un grande successo.
e intanto si sta per concludere, sì, forse il tennis non è mai detto, intanto no, 5-3 per Marco Nofri, e la federazione, ringraziamento, credo che anche la federazione nazionale apprezzi questa manifestazione. Assolutamente sì, è una delle più longeve in Italia e quindi senza dubbio ci stanno sempre vicini e ci fanno i complimenti per quello che sappiamo organizzare nella nostra regione, e questo veramente è il nostro fiore all'occhiello, quindi veramente grazie a tutti. Azienda Agricola Pioppi, benvenuti nella natura. Dal produttore al consumatore, le migliori carni ovini e suine, bovine e avicole, tutto a chilometri zero. Per la vendita diretta il negozio è aperto dal mercoledì al sabato dalle ore 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.30. Azienda Agricola Pioppi è in via Arturo Graffe 35, svincolo Mantignana. Telefono 075 6978 756. www.aziendaagricolapioppi.it. Contribuire al successo targato Made in Italy. Attingere dal nostro saper-fare artigiano è la nostra prerogativa principale. Dar spazio alla qualità e alla creatività che caratterizzano le nostre collezioni è il nostro modo di intendere e concepire la moda. Badiali realizza capi in cashmere prendendo ispirazione dalla nostra Umbria, fatta di bellezze autentiche e mozzafiato. Una regione ricca di tempo e di storia, dove si possono ancora respirare, coltivare e trasferire nel lavoro quei valori profondi dell'impresa familiare che poi si traducono nella cura artigianale di un prodotto di alta qualità. Questo è il nostro modo di essere, questi i valori del nostro brand. Vieni a visitare la nostra collezione direttamente in fabbrica. Badiali lo trovi in via Fiamenga 4547, Foligno, Perugia. Telefono 07 42 20 643. Il forno di Pioppi, a Mantignana dal 1966. Il forno di Pioppi sforna ogni varietà di pane realizzato con farina macinata in pietra e lievito madre rinfrescato giornalmente. Al forno di Pioppi ampia scelta di pizze anche da asporto. Pasticceria sia dolce che salata, dal torcolo di San Costanzo alla piccola pasticceria, fino ad arrivare alla nostra famosa torta di Pasqua. Al forno di Pioppi troverai tutti i prodotti della tradizione umbra realizzati con la massima cura artigianale. Il forno di Pioppi, la forza della tradizione. Rosso Pomodoro, la migliore tradizione campana e italiana a tavola. Un luogo ideale per ogni occasione. Spazio bambini con gonfiabile ed animazione per i tuoi compleanni. I nostri menù stagionali, i prodotti slow food, il pesce fresco a pranzo e a cena e la vera pizza napoletana, anche senza glutine, sono i nostri punti di forza. Rosso Pomodoro, garanzia della qualità al miglior prezzo. Presso il centro commerciale Collestrada. Siamo aperti tutti i giorni fino alle 24. Pasticceria Etrusca, da 40 anni al servizio dei nostri clienti. Tutto di nostra produzione. Bar, gelateria, tavola calda, pranzi veloci. Aperto tutti i giorni, festività comprese, dalle 5 del mattino alle 22. Pasticceria Etrusca, se ci assaggi, non ci lasci più. Ci trovi a Perugia in via Cortonese 1F, di fronte alla sede della Regione Umbria al Broletto. Pasticceria Etrusca, da 40 anni al servizio dei nostri clienti. Alla Tavola Rotonda, un ambiente familiare e un servizio accurato rendono il ristorante il luogo ideale dove poter gustare piatti tipici della tradizione umbra e il gusto della pizza. Offre inoltre, nelle sue ampie sale, servizio completo per cerimonie e banchetti. L'hotel è ideale per gruppi, famiglie e coppie. Parcheggio privato, ampio giardino. La Tavola Rotonda, a Santa Maria degli Angeli, dove relax e buona cucina sono gli ingredienti giusti per iniziare un viaggio alla scoperta delle bellezze dell'Umbria. Seguendo il sentiero che dalla Basilica di Assisi si inoltra nel Bosco di San Francesco, incontriamo l'Osteria del Mulino, dove i sapori della tradizione umbra si fondono con la bellezza della natura. Prodotti freschi e fragranti a chilometro zero. Sapori decisi e seducenti. Piatti semplici, ideali per assaporare gustose specialità. All'Osteria del Mulino, l'alchimia finale è garantita sorseggiando un buon calice di vino immersi in un luogo incantato.
Marina è sempre brillante, in forma, sorridente. Il suo segreto? Beh, il suo segreto lo sanno tutti. È il Bar Pippo. Fai partire bene la tua giornata. Vieni a fare la tua colazione al Bar Pippo. Brioche, caffè, cappuccino, spremuta. Al Bar Pippo ci puoi venire quando vuoi, anche per un pasto veloce e un buon aperitivo. Oppure per ricaricare il tuo telefono o per tentare la fortuna con Lotto e Super Enalotto. Bar Pippo, via Pietro Soriano, zona Sant'Andrea delle Fratte, Perugia. Bar Pippo, sempre gli stessi, dal 1964. E dopo tanti maschi era ora di avere un rappresentante femminile, Maria Ausilio Fiorentino, che fa parte della commissione di recente nomina per quanto riguarda il tennis femminile umbro, che nei numeri delle scuole tennis, dicevamo, è importante. Bisogna un po' rilanciare i numeri sui tornei, no? Sicuramente è un privilegio ed un onore far parte di questa commissione e spero che comunque sia la presenza di soggetti al femminile possa entusiasmare e dare maggior impulso e maggior significatività a quello che è il tennis in Umbria, facendo crescere soprattutto quello che è la componente femminile, con una sempre maggiore partecipazione e sempre nuovo fervore ed incremento. Ecco, avete a tal proposito qualche idea da suggerire? Diciamo che ci siamo mosse creando un nuovo circuito al femminile e ad accompagnare questo nuovo circuito ci sarà poi un master finale che vedrà protagoniste tutte le partecipanti a questo circuito. Paolo Galli è rappresentanza del comune di Foligno e credo che già è stato fatto un miracolo, perché nel frattempo è iniziata la sfilata della Quintana, quindi Foligno questa sera è in fibrillazione e quindi insomma Paolo Galli va ringraziato due volte. È venuto qui a seguire un attimo questa manifestazione alla premiazione, il Circolo Tennis Foligno, che dal 1930 è stato appunto fondato sul terreno del comune, un circolo appunto che il comune ha dato in gestione ovviamente all'associazione. Ringrazio io l'associazione Tennis Foligno per l'invito, è un dovere per l'amministrazione essere presente, anche se questa sera chiaramente con la sfilata c'è un po' di fibrillazione in giro. Bellissima manifestazione, bellissima premiazione, tanti atleti che si sono battuti per 4 giorni per arrivare alla vittoria, e senz'altro è stato un onore averla qui a Foligno. Ecco, Foligno che notoriamente si impegna anche nel mondo dello sport, no? Come comune. Sì, abbiamo molte società sportive che si impegnano, noi come amministrazione ci siamo presi l'impegno di affiancarle, di aiutarle a crescere. L'impiantistica è un pochettino carente, ma vedremo di migliorare. E comunque un ringraziamento va assolutamente a tutti i dirigenti, a tutti i genitori, a tutti gli atleti che quotidianamente e volontariamente si impegnano per far sì che i nostri giovani crescano in maniera sana, crescano in maniera giusta e applicano poi anche nella vita tutti i valori che si trovano nello sport. Antonio Fringuelli è il factotum, ma io più che il factotum è l'anima di questo circolo da tantissimi anni, direttore della scuola tennis e qualche anno fa diciamo anche giocatore una valida seconda categoria, poi parecchi anni fa, però insomma lui ha dedicato una vita qui al circolo tennis Foligno, e che è bastato vedere il pubblico che c'era per dire che questa tradizione di questo circolo in questa regione si conferma ancora una volta. Sicuramente, qui ogni volta che facciamo un torneo a qualsiasi livello è sempre pieno di pubblico, di appassionati, siamo sempre più motivati a continuare a fare attività sportiva e tornei proprio per questo. Certo, poi avete, io direi, tenuto a battesimo l'Umbria Tennis, no? 34esima edizione, no? Non è sicuramente, ma il battesimo forse che quest'anno con 11 tornei open, forse magari il prossimo anno lo farete anche voi, forse sta cambiando davvero una marcia in più e sta diventando forse davvero il circuito più importante a livello nazionale.
Ma sicuramente l'Umbria Tennis è un circuito ormai consolidato per la nostra regione, un fiore all'occhiello. In ogni caso i tornei Open sicuramente aumenteranno, anche noi ne abbiamo fatto uno ma non era dell'Umbria Tennis e cercheremo di entrare il prossimo anno sicuramente. Quindi vabbè, insomma adesso inizia il lavoro invernale con i ragazzi, no? Sì, adesso riprende diciamo la scuola tennis che noi portiamo avanti da anni, abbiamo avuto in passato dei grandi risultati, adesso speriamo di riprenderci da un momento un pochettino critico e comunque la nostra voglia di fare e passione è sempre immutata.
4-6, 7-6, 6-3 dopo oltre circa due ore e mezzo di gioco. E adesso, allora, tra un po' davvero siamo in diretta, andiamo alle premiazioni. Ai miei microfoni i vincitori del Master maschile e femminile. Io inizierei da Ginevra per farle i complimenti per la splendida vittoria ottenuta. Sì, grazie mille. Comunque è stato un buon torneo, un ottimo risultato. E volevo fare anche complimenti a Benedetta, che comunque ha giocato una bella partita e mi sono divertita molto. Ti sei emozionata con tutto questo pubblico? Sì, abbastanza, è stato molto divertente. Grazie Ginevra, e in bocca al lupo. A Marco faccio la stessa domanda, ho visto tutto il tuo incontro, 2 ore e mezzo e oltre, e ho visto un gioco stupendo. Grazie mille. Giocare con Mattia non è mai facile, perché ovvio come 2-4 è uno dei migliori in Umbria, però comunque giocare qui è tutta un'altra cosa per me, perché sono in casa e c'era tantissima gente, tutti i ragazzi che si allenano qui, e quindi è stato bellissimo comunque poter giocare qui e vincere anche il torneo.
Io prima a microfoni spenti ti ho fatto i complimenti perché a te e al tuo avversario ho visto giocare un tennis stupendo, dritti, rovesci, rovesci ad una mano sola, veramente complimenti Marco, te lo sei meritato perché ho visto 2 ore e mezzo di lotta continua. Grazie mille, grazie mille. Ai miei microfoni il vincitore della quarta categoria, Cianelli, che io sinceramente ho delle amnesie, ma non ricordo se ho avuto a scuola te, alle elementari, te o tuo fratello. Comunque complimenti per la splendida vittoria. Sì, grazie, è stata una grande vittoria, è stata una bella stagione, ho ottenuto grandi risultati, ho vinto 5 tornei, è una bella stagione. Ma sbaglio o ti alleni con tuo padre? Perché spesso ci incontriamo al tennis. Sì, l'allenatore adesso è mio padre e mi ha allenato bene, sì. Veramente, allora facciamo i complimenti anche a lui. Lo ringrazio e la vittoria la dedico a lui.